Sì, ingannano gli uomini e le persone sono pronte a essere ingannate perché sono state truffate. Io qui ho un bel po' di rassegna stampa, perché l'ho raccolta quasi tutta la stampa, però la farò eventualmente stasera vi farò una bella chiacchierata sugli ultimi fatti e gli ultimi avvenimenti, a meno che Francesco non voglia farla adesso, ma comunque... No, io voglio dare una piccola dimostrazione molto concreta, cioè legata all'8 per 1000, sì. Visto appunto, siccome siamo in fase di dichiarazione dei redditi, appunto bisogna ricordare alle persone che esiste l'8 per 1000 e che logicamente l'8 per 1000 viene utilizzato da tutte le religioni per finanziare la propria attività, soprattutto a danno della comunità. E la campagna fatta soprattutto dalla Chiesa Cattolica in Italia è legata molto a fattori emozionali, è molto basata su delle cose inesistenti, e se poi andiamo a leggere i bilanci di cosa viene utilizzato l'8 per 1000 dalla Chiesa Cattolica, vediamo che la destinazione principale è per loro e non per le opere che dicono loro. Ma logicamente la Chiesa utilizza una campagna pubblicitaria molto commovente. E diamo una dimostrazione di quanto sia fasulla. Allora, sulla Repubblica di domenica 19 maggio, nella rubrica delle lettere, c'è una piccola letterina di una ragazza di Reggio Calabria, che si chiama Lorena Scopelliti. Gli ha dato il titolo Reggio Calabria e lo spot della Chiesa. Ho 20 anni e scrivo dal profondo sud. Sono nata e cresciuta sul punto dello Stivale a Reggio Calabria. A 20 anni si sa ancora molto poco della vita e di come gira il mondo, ma fortunatamente appartengo a quella categoria di ventenni che si interessano più alla realtà che la circonda che allo shopping e alle discoteche. Non poteva perciò sfuggirmi l'ignobile menzognero spot sulla periferia della mia città, realizzato dalla Chiesa Cattolica per l'8 per 1000. Il mio sembrerà campanilismo, ma vi assicuro che la mia città non è criminalità, degrado e povertà come lo descrive quello spot. Sono sufficientemente obiettiva da ammettere che le grandi e molteplici lacune che presenta Reggio Calabria per quanto riguarda l'organizzazione pubblica, le infrastrutture e tutto ciò che concerne il fermento culturale. Ma allo stesso tempo, essendo qui, in questo meraviglioso e boicottato sud da quasi 21 anni, posso affermare con assoluta certezza che non c'è una città migliore per vivere. Vedo crescere la mia città grazie all'impegno di molte persone, qual cita appunto delle persone. L'Italia non si ferma a Napoli, c'è molto da scoprire anche dove non ci sono industrie e autostrade a 5 corsie. Allora, questa è una ragazza di 20 anni, che vive a Reggio Calabria, che vive nella sua città, e che vede in televisione lo spot della Chiesa Cattolica che presenta la sua città come degrado. D'altronde il monoteismo, che degrada ogni esistenza, che degrada ogni dimensione, che degrada le persone, può soltanto dire che gli altri vivono nel degrado. Sì, gli altri. Esatto, e che di conseguenza tu, che hai la possibilità, dammi un contributo per mantenere questo degrado, perché alla fine il contributo è l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, come a tutte le chiese e tutte le regioni monoteistiche, è sempre un contributo per mantenere questo degrado. Ma logicamente questo degrado, se esiste o se verrà a esistere, verrà fatto con il vostro contributo, verrà fatto ai danni anche di questa ragazza di Reggio Calabria, che dice: io vivo da 20 anni a Reggio Calabria, e quello che la Chiesa Cattolica con la sua campagna per l'8 per 1000 dice non è assolutamente vero. Benissimo, voi nel momento in cui darete l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, farete in modo che questa ragazza debba ricredersi che fra qualche anno Reggio Calabria sarà veramente in degrado. Ecco, e logicamente questo è stato solo un caso, probabilmente non avevano molto spazio, e alla fine nessuno è andato a criticare il degrado, perché io ho visto anche delle altre documentazioni su Reggio Calabria. Certo, Reggio Calabria non è una città eccelsa, non è Oslo o altre città, però rispetto a quella che era 10 anni fa è radicalmente cambiata. Sono trovate anche delle strutture, sono trovate anche delle idee molto semplici, molto concrete, che hanno permesso di cambiare le cose. Se voi notate, 10 anni fa i morti che c'erano per mafia a Reggio Calabria rispetto a quello che ci sono adesso, il che significa che qualcuno, soprattutto gli abitanti, è intervenuto, si è dato da fare, no, e ha cambiato la mentalità. Tutto quello che è il paese, le città, anche un po' per il cambiamento di quello che è stata la funzione dei sindaci, è tutto migliorato, cioè in tutta Italia è migliorato, no? Forse si vede di più in certe città del sud, no? Perché avevano effettivamente un sacco di carenze.
si vede meno in altre, però là dipende dall'impegno, esatto. Sì, però tutto il sistema è migliorato, e guarda caso è migliorato quando è diminuito quello che è stato il potere del clero, e il clero sta riprendendo, sta tentando di riprendere il potere, cioè effettivamente la faccenda è un po' puzzolente, sì. Però effettivamente sono state le persone che in questi 10 anni si sono date da fare, e in tutta Italia, non stiamo parlando di qua sì, là no e là oltre. Naturalmente c'è stato il sindaco più efficiente o anche più favorito da certe condizioni e quello meno favorito, perché è ovvio, sono i punti di partenza. Però ricordate che se il clero comincia a partire perché lui con le parrocchie vuole controllare le persone, esatto, significa che aumenterà lo spaccio di eroina. Non c'è niente da fare, questo è il discorso. Perciò, diciamola chiaramente, se qualcuno di voi firmerà per l'8 per 1000, soprattutto per la Chiesa Cattolica, pensate che quando firmate questo, firmerete anche la condanna esistenziale di Lorena Scopelliti di Reggio Calabria, che ha 20 anni, in cui dice: io che vivo qui non mi accorgo di questo degrado, e quello che la RAI tramite gli spot della Chiesa Cattolica manda è una falsità. Benissimo, a voi sta la scelta, se realizzare il degrado che è solo televisivo, o se permettere, non dando l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, che questa persona possa continuare a vivere in una città migliore. E ricordo che questa è una ragazza che ha 20 anni, che si interessa alla sua città. Voi fate una scelta, accontentatevi delle immagini false, caritatevoli, pietose che vi dà la Chiesa Cattolica, o scegliete la realtà. Perciò rendetevi conto che una firma così insignificante, come qualcuno dice, per l'8 per 1000, rappresenta per delle persone una svolta esistenziale, rappresenta il cambiamento radicale della vostra vita, perché voi potreste anche non accorgervi che abitate qua dell'8 per 1000, ma quello che la Chiesa Cattolica farà con l'8 per 1000 in giro per il mondo saranno disastri. E poi, in effetti, i 2000 miliardi che circolano, tutto sommato, sembrano pochi rispetto a milioni di miliardi, se non so quanto sia il bilancio italiano. In realtà sono tantissimi, perché quei soldi vanno ad incidere direttamente sul tessuto sociale. Cioè, mentre le centinaia di miliardi che usa lo Stato lo fa per far funzionare la sua struttura, a volte in maniera positiva, a volte un po' meno, ma comunque fa funzionare quella che è la struttura dello Stato, quei 2000 miliardi vanno a incidere direttamente ad alimentare una struttura che lavora sulle singole persone, cioè sulla struttura emozionale delle persone, per cui diventa una cosa gravissima. Pensate cosa stanno facendo nei paesi dell'est Europa e cosa stanno facendo in Africa, dove stanno comperando letteralmente le persone per aggregarle nel gregge, cioè stanno costruendo delle situazioni conflittuali a livello internazionale, ed è una cosa veramente grave, e questo grazie ai 2000 miliardi. Adesso vedremo quanto dovranno pagare per gli stupri che hanno fatto negli Stati Uniti, e già si stanno cominciando a rifiutare di pagare quello che hanno fatto. Staremo a vedere, perché negli Stati Uniti se non paghi succede qualcosina, E Bush è andato da Wojtyla e gli ha detto: senti, per piacere, non fare lo stronzo su questo aspetto, io ti appoggio la legge contro il divorzio, io ti appoggio che le bambine incinte debbano avere i loro figli, devono essere castrate per tutta la vita, io ti appoggio la limitazione della pillola, ti appoggio quel cavolo che vuoi, ma sta cazzata sullo stupro dei bambini me la devi togliere dalle scatole, gli ha detto. E Wojtyla gli ha detto: lasciate che i bambini vengano a me. E non so come andrà a finire la storia, perché questa storia qua della pederastia, della pedofilia americana, sta facendo saltare moltissimi equilibri, più di quanto noi stiamo pensando, perché sono in corso tuttora manifestazioni e proteste violentissime nei confronti dei cattolici. Io sto aspettando il 6 giugno, 6 giugno è che si riunisce un'altra conferenza, e vedremo cosa salta fuori. Sta di fatto che omicidi sono avvenuti, tentativi omicidi sono avvenuti, suicidi sono avvenuti, e staremo a vedere cosa comporterà adesso. Ah, Claudio, io continuo sempre con la lettura degli spot della Chiesa Cattolica con l'8 per 1000. Allora cambiamo, andiamo in Africa, allora appunto, come sempre, uno degli altri spot della Chiesa Cattolica è quello di dire: nel cuore dell'Africa esiste, così via, cioè l'aspetto commovente verso questi bambini. Ricordiamo che anche per quanto riguarda i bambini, la Chiesa Cattolica è assolutamente contraria a una campagna di educazione sessuale, e abbiamo ricordato che
gli islamici, il Vaticano, gli Stati Uniti si sono opposti a livello mondiale per vietare l'educazione sessuale, e questo è un dato di fatto, ma appunto ci vengono a raccontare che loro aiutano in Africa. In Africa, logicamente, sappiamo delle condizioni che non sono molto allegre, non sono, sono certo ben peggiori dello spot che ci fa la televisione con la Chiesa Cattolica su Reggio Calabria. Allora, e soprattutto la Chiesa Cattolica in Africa è contro l'uso dei preservativi. Allora, esiste una piccola realtà in Nigeria di una donna che si combatte contro tutta una serie di situazioni gravi. E come combatte? Può combattere con sistemi che a noi non ci piacciono, perché ad esempio dice così lotto per le donne nigeriane armata di una radio e del Corano. Certo che a noi di utilizzare il Corano per liberarsi della dominazione non ci piace, però io vorrei ricordare quante lotte sono state fatte nel Medioevo, nel Rinascimento, dagli eretici usando il Vangelo per cercare di scardinare. Tanto per essere un po', senza andare nel Medioevo, è l'unico di Stirner, che è uno dei libri anarchici per eccellenza, citava i Vangeli, per cui non è che siamo... Sì, di conseguenza lì è stato un cavallo di Troia per cercare di scardinare una realtà. Però qui cosa si fa? Si sta facendo quello che noi abbiamo fatto negli ultimi 300 anni, cioè nel suo, o 500 anni, quello di utilizzare il Vangelo da parte di alcuni eretici per scardinarlo. E lei combatte. E allora gli chiedono quali sono una delle condizioni peggiori fa. Una delle piaghe più gravi contro cui ci stiamo battendo con la nostra creazione è rappresentata dalle gravidanze precoci delle spose bambine comprese tra gli 8 e i 13 anni. E quando qualcuno gli disse qual è la condizione peggiore del tuo paese, e tengo a precisare che la Nigeria è il paese più abitato dell'Africa, tanto per essere chiari, dice che una delle condizioni peggiori appunto è il fatto che le gravidanze delle bambine dagli 8 ai 13 anni, logicamente fare partorire una ragazza in quelle condizioni, cioè che poi non è che abbia delle condizioni di salute, igieniche, alimentari migliori, perché fare partorire una ragazza di 13 anni qua, tenendo conto di tutti quanti i contesti che c'è, non è un dramma, e ne abbiamo l'esempio anche in molti, cioè anche qua nel nostro paese, che esistono gravidanze di bambine che hanno 13-14 anni. Provate a pensare a mettere in una condizione più pietosa, cosa significa questo? E lo ripetiamo, fa: una delle piaghe più gravi contro cui ci stiamo battendo con la nostra organizzazione è rappresentata dalle gravidanze precoci delle spose bambine comprese tra gli 8 e i 13 anni. Benissimo. E cosa fa la Chiesa Cattolica? Ci viene a raccontare che col vostro 8 per 1000 fa giocare una squadra di bambini in Africa. Ma qui pensate che la Nigeria, adesso i dati demografici non sono molto attendibili, ma si parla di un paese che ha 80 milioni di abitanti. Sì, fra i 65 e 80. Sì. Ecco, e pensate che questa donna non ha l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Perché? Perché cerca di combattere contro le gravidanze delle bambine dagli 8-13 anni. Ma cosa significa? Molte di loro perdono per sempre il controllo delle vie urinarie, ma la vera tragedia è che le famiglie si vergognano della loro incontinenza e spesso finiscono per cacciarle di casa. Cioè, questo è un dramma ben consistente, ma logicamente il Vaticano non fa campagna per queste bambine dalle 8 ai 13 anni. Perché? È solo merda per lui. Perché? Se logicamente implicherebbe che non sono più delle fattrici, non sono più donne che mettono al mondo, donne che vengono con la loro vita rovinate, che credono che mettono al mondo milioni di bambini che vivono in condizioni disperate e disgraziate, e sicuramente questi bambini serviranno per qualche spot per la Chiesa Cattolica per raccogliere 8 per 1000. Perciò rendetevi conto che poi soprattutto queste bambine che andrebbero educate, in cui ci dovrebbe essere giusto un'educazione sessuale a livello mondiale, Stati Uniti, i paesi islamici e Vaticano hanno votato contro la campagna per l'educazione sessuale. E poi voi logicamente vi fate commuovere dal fatto che vi vengono a raccontare che l'8 per 1000 servirà a far giocare il calcio a una squadra di ragazzi. Pensate che così si distrugge un paese. Provate a pensare alle vite di queste ragazze che dagli 8 ai 13 anni partoriscono. E partoriscono non in condizioni facili, in condizioni impossibili. Sapete quanti poveracci vengono al mondo, quanti disgraziati ci sono? E sapete quanto 8 per 1000 si potrà andare a venire a chiedere
per allevare questi bambini che si poteva benissimo evitare di metterli al mondo e di farli vivere in queste condizioni piattose. No, perché logicamente non si possono usare i preservativi. No, non si può insegnare alle bambine di 8-13 anni la contraccezione. No, devono essere delle fattrici, devono produrre figli, devono produrre miseria. Devono aver bestiame che noi compriamo e vendiamo, se no che cazzo ci vendiamo noi se loro non partoriscono? Scusa, avevo promesso il video, non ho il video, cosa faccio mi adesso? Va bene, Francesco, sì. Faccio violenza, metto su uno spot di 3 minuti e dopo andiamo via con le telefonate. D'accordo, va bene. L'ho messo prima. Ah, bene, d'accordo, allora andiamo. Allora ricordo il numero di telefono così vi potete già preparare. Potete già preparare col telefono, naturalmente siamo incazzati neri, come dobbiamo essere giustamente, perché la vita è una cosa seria. Cioè noi abbiamo delle bellissime divinità del divertimento, della gioia, dell'orgia, abbiamo tutto, abbiamo un divino per tutto, non c'è problemi, esatto. Però la vita è una cosa seria, e proprio perché la vita è una cosa seria noi abbiamo tutte queste divinità. Metto su questo breve... Sì, allora 049-700-700 per dopo. Ciao a tutti, ci ascoltiamo fra 349-700-838. Dopo la pubblicità torniamo. Benissimo, adesso qualcuno troverà un traccia di pubblicità in più, va bene, ma non ha importanza più di tanto, anche perché... Vabbè. Allora, Francesco, sì. 049-600-700 e 049-600-838, pronto? Ciao, dimmi tutto. Ciao a tutti, ciao. Mia, sono convinto anche contro, perché quando si parla di Isacco che Abramo vuole occuparlo, come adesso vuole occuparlo, come andare a dare capito, la cultura ebraica che ammette qualsiasi atto, anche la pazzia di un padre, come il fiore, la vuole ammettere a tutte le parti di umanità, perché se una ragione pazza, se una ragione che vuole cavalcare l'umanità dal punto di vista della confusione. Allora, non è che è il caso che Abramo occupasse il fiore, se chi vuole infognare la testa. E per quanto riguarda invece il discorso di sterilizzazione, quando si fa la reazione, che è la guerra mondiale per esempio, che ne occupa tutti, noi pensavamo a moltiplicarsi. Per esempio gli americani, che adesso si è contro la pillola, e quando si faceva la guerra con gli indiani, allora gli era per macellare gli indiani, vuole moltiplicarsi, la cultura adesso la si può moltiplicarsi, se non che la regione ebraica ne castrezza tutti, perché la è una confusione enorme, la è un disastro. Allora il popolo occidentale, il popolo bianco, si dice dai mora tutto, il discorso è che le bello, mimo, il discorso è che gli indiani d'America che vuole rifarsi, gli dà il contentino, gli gassa, mi mo di mi gassa, perché combatte sempre, cioè è un trucco. Il discorso è che non avanti, perché fermo la reazione, che vogliamo comprare più i pacchini che parla. E ora ne faccio poi il discorso a Cina, l'India, l'Africa, e non avanti come ho perso il tempo, perché la cultura, la civiltà, la vinta dell'umanità, e l'umanità c'è tanta, se sei anche servi, se sei anche gobi storti, che mi serve tutti, d'accordo. Tutti, perché nella diversità sta la ricchezza, nella diversità. Va bene, parliamo della diversità adesso. Capito? Ok. Ciao. Se beh, la diversità è un discorso molto molto ampio e molto particolare. Io darei appunto anche la dimostrazione di come possa essere usato. Sì, di come possa essere utilizzato, ad esempio, tornando sul discorso dell'8 per 1000. Vabbè. Allora, esiste appunto, abbiamo dato l'esempio prima di alcune situazioni in cui la Chiesa Cattolica lo utilizza per creare povertà. Ciao, dimmi. Ciao. Io avrei una proposta per voi due, vi farei pescatore di uomini. È leale, bello, soprattutto leale, pescare gli uomini. Sì, come no. Te volete parlarmi in bocca? No, ma ti rendi conto? Sì. Pescare gli uomini, pescare è bellissimo, gli uomini, ma soprattutto leale. Vero. La lealtà è tipica... Uno pesca e st'altro il galamo in bocca. Sì, ma mi pare che la lealtà è tipica di quelle zone, specialmente sono i depositari delle fiabe quei là, e sono sempre stati molto leali. Vero. Grazie ragazzi. Ciao. Beh, pronto? Il monoteismo è sempre menzogna, perciò. Sono in diretta. Sì. Vorrei parlare in privato, se possibile.
Va bene, dai, prova una, Francesco, prova. Sì, allora io vado avanti col discorso dell'8 per 1000. Io appunto avevo avuto prima un esempio di come viene utilizzato l'8 per 1000 e come non viene utilizzato. Benissimo, per quanto riguarda il discorso dell'8 per 1000, c'è stato un altro appello, fatto da, anche a livello internazionale, appello del Daily Telegraph per salvare la Via dei Papiri. Il caso della Via dei Papiri di Ercolano diventa di interesse mondiale. Dopo l'appello internazionale per la ripresa degli scavi lanciato dal Times, un altro quotidiano britannico, il Daily Telegraph, ha annunciato un nuovo piano per il salvataggio del Selbridge Sito. Benissimo, allora noi abbiamo qualcosa che è un patrimonio per l'intera cultura mondiale, di cui nessuno se ne parla, nessuno se ne occupa, nessuno lo accenna, nessuno fa niente di riferimento. E voglio ricordare che l'8 per 1000 dato allo Stato serve al recupero del nostro patrimonio architettonico, archeologico. E ora pensate, ad esempio, sì, quando sarebbe importante che le campagne di scavo per la Villa dei Papiri continuassero. Che rapportano il fedele al suo Dio. Ecco, il verbo adorare. Sì. Venerare, sì, e pregare, sì, ecco tutti i verbi che esprimono un assoggettamento come quelli del suddito di fronte al re. Esatto. Se poi si aggiunge l'avverbio in ginocchio, sì, abbiamo il massimo dell'annientamento della dignità umana. Sì, è vero. Adorare deriva da ad verso, verso, orare, orare, pregare, no, ecco, parlare, pregare. Vuol dire rivolgere preghiere, sì, cioè chiedere aiuto, sì, c'è sempre atteggiamenti di soggezione, se è vero? No, Ghese, un piccolo particolare, cioè questi termini, cioè due termini in particolare, adorare e venerare, nell'antica religione avevano un significato completamente diverso da quello che avevano nel cristianesimo. Ah, per esempio, io ti adoro, vuol dire che io ti sto parlando. Ah, dici, vuol dire così. Ad è verso, orare è parlare, parlare verso. Sì, forse dipende dalla modalità in cui si adora, esatto, si prega, insomma. Esatto. E restando in un atteggiamento così di umiltà, esatto, inginocchiati. Loro, i cristiani gli hanno dato un altro significato. Mm-mm. Adorare è mettersi in ginocchio, avere l'atteggiamento di deferenza. Mm-mm. E dopo venerare, venerare è l'opposto di stuprare. Cioè io ti venero una ragazza quando gli faccio la corte, quando la affascino, quando mi faccio venere in pratica. I cristiani invece l'hanno messo come un atteggiamento di sottomissione. Ecco. Cioè sono due significati diversi. Sì, concordo. Volevo dire, venerare da un punto di vista etimologico vuol dire rendere omaggio a Venere. Esatto. Sì. Ecco, riferito alla Madonna e ha un significato che fa ridere. Sì. Perché vuol dire riferirsi alla Madonna come alla nuova dea dell'amore, ma amore puro, assessuato, cioè privato, sì, dell'aspetto della goduria che ne deriva durante l'atto sessuale. Esatto. E serve soltanto come mezzo di generazione, insomma. Esatto. Ecco, tra l'altro mi ricordo che nel Medioevo provare piacere durante l'atto sessuale era considerato peccato. Sì. Se la donna che andava a confessarsi diceva: padre, ho goduto, era un disastro. Tra l'altro facevano l'amore in modo pulito, così come Madre Chiesa, Santa Madre Chiesa, indottrinava, attraverso un buco fatto nel lenzuolo. Sì, ma guarda, lo sapevi questo? Sì, ma che perché la pelle che non so, eccita, eccita, no? Non doveva entrare in contatto. Sì, sì. Ecco, cioè facevano l'amore e nello stesso tempo pensavano di peccare. Sì, esatto. Ecco, perché la fica per la donna è solo un qualche cosa di metafisico, sì, privato di tutte le sue caratteristiche, esatto, umane. E guai vederla come mezzo di goduria, solo come mezzo strumento per generare. Infatti. Ecco, basta, chiudo, ciao. Ciao, ciao, ciao. E dopo naturalmente avevano i loro bordelli e i loro porcate. Beh, in questo senso si può ricordare la frase di un ex sacerdote che ha detto: fa, la sessualità cristiana non può interessare un sessuologo, al massimo può interessare un veterinario. Esatto. Cioè proprio, sì, infatti con tutto il suo per gli animali, che gli animali hanno una sessualità ben superiore e migliore di tutti quanti i cristiani messi assieme, insomma. Cioè nel senso che è dispregiativo paragonare la sessualità di un animale a quella di un cristiano, proprio, o di chi si sottomette al discorso monoteistico. Pronto? Ciao. Da stregone ad apprendista stregone. Vedo, mi è il cattolicesimo. Io ignoro.
quando che uno se me attacca io disintegro perché non ho niente su cui attaccarsi, ma finché io faccio il suo lavoro, se mi vado ad attaccarlo non faccio altro che ripetere quello che sei, perché te fai un nemico e il cattolicesimo crea nemici. Se dite voi diventare veramente stregone del cattolicesimo, non te parli più e te parli di quello che te vuoi fare, e non è che se catemi insieme, grazie. D'accordo. Ciao, 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 ciao. Allora Francesco, sì, tanto per concludere, visto che non prendiamo più le telefonate, Franco, io spero che sia andato tutto bene, e so che dovevi telefonare 3 minuti prima, ma fra una cosa e l'altra non sono riuscito ad attaccare i telefoni. Francesco, sì. Beh, cosa, io, come concludiamo? Beh, noi ci devo, Claudio lo sentite questa sera dalle 19 alle 20, noi appunto facciamo un invito ai nostri ascoltatori di seguirci su internet il più spesso possibile e con continuità, anche perché così possiamo scambiare continuamente idee. E vuoi che diamo via la telefonata? No, diamo via la pubblicità. Diamo via la pubblicità e io appunto ripeto l'invito, seguiteci su internet e gli ascoltatori dovranno perdere una volta al mese e ci sarò io che li terrò compagnia. Nessun problema, non muoio, cioè poi... Oh, d'altronde, volete bisogna che le paga, ragazzi, visto che non mi sono mai fatto pagare per quello, non ci siamo mai fatti pagare per tutto quello che facciamo, fra le altre cose, alla faccia di quelli che volevano incastrarci in tutti i modi possibili e immaginabili, Francesco. Va bene. Un saluto agli ascoltatori, e noi ci vediamo giovedì prossimo e Claudio questa sera dalle 19 alle 20. Ciao a tutti, ciao. Mando direttamente lo spot, ciao ancora.